Diego di Bonaventura, terminato il lungo corteggiamento, oggi c'è effettivamente il matrimonio con Fratelli d'Italia. Sì, ci siamo fidanzati da 2 anni, un percorso che va avanti da 24 mesi e oggi ci sposiamo oggi, c'è un ingresso ufficiale, sono felice. Ho fatto un percorso con loro da 2 anni, abbiamo lavorato sempre per il territorio e per la comunità ed è una comunità con cui mi ritrovo perché è in mezzo alla gente e tra la gente. È stato così il mio percorso politico e voglio rimanere quella che è stata la mia prima esperienza nel 2003. Ho dato la mia disponibilità alla candidatura alle regionali e può essere un'opportunità sempre per continuare a lavorare per il territorio della mia provincia. Abbiamo fatto già tanto in provincia e lo dico perché noi abbiamo fatto più amministrazione che politica in questa provincia, senza scrivere tanto, comunicare tanto, ma è innegabile che in 4 anni del governo di Bonaventura abbiamo fatto opere che non si facevano da 20 anni. In Fratelli d'Italia ci possono essere candidature forti, importanti, ma significa persone capaci che hanno già fatto i consiglieri, hanno fatto i sindaci, persone che potranno dare un plus alla nostra comunità provinciale. Fratelli d'Italia in provincia di Teramo potrà contare anche sul suo apporto da amministratore di lungo corso, è stato sindaco di Notaresco, è stato presidente della provincia, una persona che conosce perfettamente il territorio provinciale, le sue problematiche ed è una persona che sicuramente rafforza Fratelli d'Italia, di questo noi siamo contenti.